Buonasera a tutti, eccoci qui per questa presentazione di Fukushima Anno Zero. Non abbiamo scelto questa data a caso perché purtroppo è proprio l'11 marzo di 10 anni fa che diciamo, ricorre l'infelice evento del disastro alla centrale nucleare di Fukushima. Scusatemi in anticipo per la mia pessima pronuncia di tutti i nomi giapponesi. So che ci Anch'io. stanno seguendo una serie di super appassionati anche di manga e di cultura giapponese, e quindi è a loro che chiedo innanzitutto scusa. E presento subito i nostri relatori e relatrici. Giulia Pompili, giornalista, esperta non solo in questo caso di Giappone Oriente, ma nello specifico ci darà un'introduzione a quello che è il contesto nel quale questo disastro poi si è verificato. E Vincenzo Filosa, fumettista, traduttore di questo volume, Fukushima Anno Zero. E anche lui un super esperto di cultura giapponese e di fumetto manga, ed è proprio qui per posizionare quest'opera e questa raccolta di storie brevi all'interno di quella che è la produzione fumettistica giapponese. Io direi di partire subito spiegando un attimo che cosa è successo 10 anni fa, l'11 febbraio del 2011. Punto. E passo subito la parola a Giulia e ti chiedo di spiegarci un po' che anniversario stiamo ricordando oggi. Oh, come tutti sapranno, ovviamente il Giappone è un'area estremamente sismica, quindi basta stare una settimana in Giappone e vivere in qualche modo qualche terremoto che solitamente viene pressoché ignorato dalla popolazione perché fino a un certo livello tutti i sistemi di sicurezza si muovono in modo tale per cui si può tecnicamente ignorare la scossa di terremoto. Oltre un certo livello scattano dei sistemi di sicurezza aggiuntivi, per esempio qualche secondo prima dell'arrivo del terremoto, proprio della scossa, il Giappone ha sviluppato questa app per cui si viene avvertiti in qualche modo che sta per arrivare la scossa, una scossa più grossa, più forte di quelle per cui bisogna prendere delle precauzioni, tipo andare fuori in strada oppure mettersi in sicurezza. Ecco, questo per dire il contesto giapponese dove si vive piuttosto abitualmente una condizione di sisma e di terremoti, ma anche di tsunami, per esempio, sulle coste è molto frequente che scattino gli allarmi tsunami a seguito di un terremoto. Quello che è successo 10 anni fa è l'estremo di tutte queste catastrofi naturali a cui il Giappone è molto esposto. Era un venerdì, erano le 14, erano da poco passate le 14:30, e improvvisamente è iniziata una scossa, la più forte che il Giappone, il picco del sisma delle 14 di quell'11 marzo è stata la più forte scossa mai registrata dal Giappone da quando si registrano i terremoti. Mi permetto di interromperti un secondo perché tu oggi su Twitter hai condiviso un video che noi poi abbiamo ripreso sulla nostra pagina Facebook, che secondo me è particolarmente utile per capire l'intensità di questa scossa, perché nel video si vedono quelle che sono le normali scosse, che già fanno impressione a Sì. vedersi, e poi si vede che cioè, sembra un bombardamento, no?
Esatto, perché anche il sonoro dell'Agenzia Meteorologica Giapponese, che ovviamente monitora costantemente il Giappone, essendo un'area estremamente sismica, si è dotata negli anni di massimi esperti di sismologia, sono giapponesi e sanno come gestire certe cose. Punto molto su questo fatto, perché quello che è successo l'11 marzo del 2011 ha cambiato completamente la percezione, cioè nel momento in cui tu pensi di essere il massimo esperto di terremoti e di riduzione del rischio, non so, per esempio, io faccio sempre l'esempio della grab bag che ti dicono di preparare quando stai per un certo periodo in Giappone, è una borsetta fatta di tutte le cose che dovresti portarti in caso di evacuazione dall'abitazione. Tutto è fatto, oppure uno dei consigli principali è quello di mettere le scarpe molto vicino al letto, perché hanno appunto gli esperti di disastri hanno notato che una delle prime cause di ferimenti gravi vengono dal fatto che la gente scappa scalza e quindi cammina sui cocci e sui vetri. Per questo è molto sconsigliato, per esempio, appendere i quadri di vetro alle pareti. Tutta una serie di piccole regole che a noi sembrano anche sciocche, diciamo così, e invece sono fatte per ridurre il rischio di ferimento, di morte, dovuto al fatto che bisogna coesistere con le catastrofi naturali. Quel giorno non è servito praticamente a niente, perché un terremoto così forte, il Big One che tutti si aspettano, e tanti sismologi dicono che non era nemmeno quello il Big One che deve ancora arrivare, però la struttura appunto del Giappone ha fatto sì che arrivasse all'improvviso questo terremoto fortissimo. L'altra cosa che è successa molto importante subito dopo questo terremoto, che nessuno si aspettava, o che comunque era prevedibile, ma insomma nessuno si aspettava in quel momento, è stato il maremoto. 40 minuti dopo la prima scossa del terremoto è arrivato un maremoto avvertito ovviamente dall'agenzia meteorologica, quindi come da procedura si sono attivati gli altoparlanti che sono per tutta la costa giapponese, ci sono gli tsunami warning, quindi ci sono questi altoparlanti che scattano non appena l'agenzia meteorologica dice si sta formando lo tsunami, tra poco colpirà la costa. Tutto era previsto, nel senso che subito dopo un sisma così potente, l'agenzia preposta al controllo dei disastri ha cominciato a mandare gli avvisi, gli SMS sui cellulari, gli altoparlanti che si sono attivati, eppure quando l'onda è arrivata sulla costa, soprattutto nell'area di Miyagi, di Fukushima, nessuno aveva previsto che potesse essere così alta e potente, cioè la furia dell'acqua è arrivata, è entrata nell'area di Sendai, è entrata per chilometri e chilometri e ha portato via tutto. Uno tsunami molto simile nell'immaginario e nelle immagini a quello dell'Indonesia che c'era stato qualche anno prima. Ma i detriti portati via da questo tsunami sono stati ritrovati dopo anni anche sulle coste americane, cioè dall'altra parte del Pacifico, per dirvi l'enormità di questo sconvolgimento catastrofico. E quindi siamo già a due catastrofi difficilmente prevedibili, o comunque che fanno parte della natura del Giappone, ma che hanno dato uno shock enorme alla popolazione. Oggi sentivo in tutti i servizi che ha fatto Pio De Miglia, il corrispondente dal Giappone di Sky TG24, che è uno dei primi giornalisti che è arrivato nella zona dello tsunami appunto a marzo del 2011, che diceva il triplice disastro giapponese, i primi due sono stati risolti in qualche modo, perché effettivamente, come è tipico del Giappone, in pochi mesi, diciamo così, si è ricostruito il ricostruibile, si è messo in sicurezza quello che si poteva mettere in sicurezza. Ci sono stati molte polemiche, molti
molte complicazioni legate al fatto che ritrovare i cadaveri, che per la cultura giapponese è importantissimo, ritrovare i morti e dargli degna sepoltura, quindi non lasciarli sottoterra, ma appunto procedere alla cremazione, eccetera, ha lasciato un vuoto incolmabile, uno shock sociale molto forte. L'unico, però, di questi tre disastri che sono accaduti l'11 marzo del 2011, due sono, diciamo così, più o meno risolti. Il terzo, quello di Fukushima, è un disastro ancora irrisolto. Quando parliamo del disastro, del terzo disastro, parliamo di una centrale nucleare, quella di Fukushima Daiichi, gestita da una società che si chiama TEPCO, che tuttora gestisce la centrale nucleare, che a fronte di un terremoto così forte e di uno tsunami, le centrali nucleari vengono costruite spesso sulle coste proprio per sfruttare l'acqua del mare per il raffreddamento dei reattori. Quindi Fukushima Daiichi è stata costruita sulla costa, in quest'area della prefettura di Fukushima. Il terremoto fortissimo e l'onda dello tsunami che ha scavalcato, ma di molti metri, il muro che era stato costruito proprio anti-tsunami per fermare l'eventualità di uno tsunami, non ha retto. Quello che non si saprà mai, perché molte delle inchieste successive, alcune sono state contraddittorie tra di loro nei risultati, però è possibile che la centrale nucleare di Fukushima Daiichi fosse stata già danneggiata dal terremoto. Questo significa che i tecnici che lavorano all'antisismicità della centrale nucleare, specialmente di quella centrale nucleare, non avevano messo in conto che potesse arrivare un terremoto così forte. Non solo, non avevano messo in conto che potesse arrivare uno tsunami così alto, tanto da portare via, praticamente da danneggiare gravemente il reattore, l'elettricità è andata via, c'è stato un lungo periodo di tempo in cui non si sapeva come raffreddare i reattori di Fukushima Daiichi, e è iniziata tutta questa, diciamo così, polemica tra il governo centrale di Tokyo, che era molto allarmato non solo dai morti che aveva fatto lo tsunami, ma dal pericolo nucleare, e la TEPCO, che invece ovviamente cercava di non danneggiare ulteriormente la centrale nucleare, perché i costi di uno smantellamento di una centrale nucleare sono ancora maggiori di non so, del tenerla in vita. Quindi una serie di decisioni molto importanti che hanno determinato appunto la storia contemporanea giapponese, che sono state prese nei primi giorni subito dopo l'11 marzo del 2011. Quindi, per riassumere, quello che celebriamo oggi è un anniversario importante, proprio perché ha messo di fronte tutto il mondo all'importanza della prevenzione del rischio, certo, ha fatto capire ai giapponesi che non c'è un limite sulla prevenzione del rischio, non è una scienza certa, c'è sicuramente un terremoto più forte di quello che puoi prevedere, un maremoto più forte di quello che puoi prevedere, ma soprattutto ha aperto un enorme dibattito sulla sicurezza del nucleare, che non è più solamente una questione ideologica, della contrarietà ideologica al nucleare, ma è proprio una vera e seria riflessione sulla sicurezza. Cioè, in un posto del genere, sismico, esposto agli tsunami, possiamo noi fare affidamento a un'energia che potrebbe provocare ancora più danni? Questa è una cosa che, diciamo, dal di fuori a me è sempre sembrato assurdo che ci sia stata questa scelta del nucleare, ma poi lo sottolineate anche nei vostri testi introduttivi. Sappiamo tutti che la Seconda Guerra Mondiale si è conclusa con due bombe atomiche che hanno colpito il Giappone, non hanno colpito un altro stato, quindi già solo questo, nella mia ingenuità, sarebbe stato il motivo per non usare energia nucleare nel paese. E questo è uno dei tanti piccoli tasselli che mi mancano per capire che cosa ha portato il Giappone a scegliere il nucleare con così tanta convinzione. E su questo argomento innesto anche
la presentazione del volume, perché in questo, in questa raccolta di racconti a fumetti non si parla in realtà del disastro di Fukushima del 2011, addirittura l'autore è venuto a mancare nel 2007 e tutte le storie sono diciamo degli anni 80, 90, quelle che riusciamo a leggere qui e in particolare in generale la produzione, chiamiamola di informativa sul nucleare che ha fatto Katsumata è di quegli anni, è stata molto intensa in quegli anni, ma già nelle sue storie rileviamo tutti quegli elementi che hanno poi portato al terzo problema di cui ci hai parlato adesso, che dici è rimasto aperto. E per questo chiederei a Vincenzo di intervenire per contestualizzarci un attimo la scrittura di queste storie a fumetti che ci parlano di un Giappone un po' diverso da quello che il Giappone stesso vuole raccontare all'esterno. È una cosa che io ho notato molto nella lettura, perché non essendo una grande lettrice né di fumetti manga né una persona esperta di cultura giapponese, la mia è l'idea veramente stereotipata del Giappone, e il modo in cui lui racconta gli operai nelle storie non mi ha rappresentato il mondo perfetto, matematico, scientifico, infallibile, con il quale di solito immagino qualsiasi azienda, fabbrica, impresa in Giappone, a maggior ragione una centrale nucleare. E, Vincenzo, se ci puoi spiegare che cosa poi ha portato l'autore a voler trattare questo tema e come l'ha fatto. Hai il microfono spento. Ma guarda, io non sono così tanto d'accordo con te sul fatto che il manga in generale non racconti la realtà così com'è in Giappone, no? Perché no, sono io che non di quelle... sì, sì, ok. No, no, perché una di quelle cose bellissime di tutto il manga, anche quello di intrattenimento, è che un minimo di attenzione verso il reale, verso il rapporto tra io e natura, c'è sempre in un modo o nell'altro. Questa cosa qui è dovuta, come spiego pure nel testo, al fatto che loro quando raccontano qualcosa a fumetti, lo raccontano in maniera molto... molto particolareggiata, no? La loro sequenza deve essere molto simile a quella di un'animazione in un certo senso, perché così ha voluto il padre del manga moderno, Tezuka Osamu, che ispirato a fumetti, animazioni, cinema di produzione occidentale ma anche orientale, ha deciso di portare sul suo linguaggio questo tipo di attenzione verso il dettaglio, verso la sequenza, ecco. Quindi il manga inevitabilmente è sempre costretto a raccontare il reale. Poi c'è una differenza però all'interno cioè nella storia del manga, all'interno della produzione degli ultimi 60 anni, che è quella tra quegli autori che appartengono a una generazione e che vivono una realtà di sconfitti, di falliti, di emarginati, e poi ci sono quelli che invece questa realtà o l'hanno rinnegata, o l'hanno insomma nascosta, o l'hanno evitata. Katsumata Susumu sicuramente appartiene alla prima categoria, alla primissima categoria, cioè è nato nel 1943, quindi alla vigilia, cioè proprio appena dopo l'esplosione nucleare che ha devastato Hiroshima e Nagasaki, e appartiene a una delle primissime generazioni di giapponesi che ha conosciuto termini un tempo impossibili da descrivere, come fallimento, sconfitta, rovina, sciagura. È uno di quei no, perché non era ancora, non era ancora, è uno di quei giapponesi che ha sentito dire che il suo imperatore, cioè la personificazione del paese stesso, non è un'entità immortale, ma è un essere assolutamente terreno. Ecco, è uno di quei giapponesi che effettivamente non ha una vera e propria bussola che si identifica con quella del paese stesso.
In particolare poi la sua regione, la regione in cui cresce il Toku, cresce senza padre, cresce dividendosi tra lo studio, tra il pascolo del bestiame della sua famiglia, tra i pascoli di bestiame della sua famiglia e la lettura di manga, preferendo, guarda caso, a Tezuka uno dei suoi più acerrimi rivali, Eiichi Fukui, che morì a 30 anni, giovanissimo, dopo una carriera quasi folgorante per karoshi, cioè logoramento da lavoro. E lui è effettivamente vive una regione che quel processo di modernizzazione, quel processo di americanizzazione che aveva già vissuto gran parte del paese, non l'ho ancora sviluppato, diciamo, una regione che non conosce i benefici di quel particolare mondo lì, di quel particolare boom, di quell'esplosione economica e sociale che si verifica in tutto il resto del paese. Quando si trasferisce a Tokyo, Katsumata è già un emarginato, cioè non ha bisogno di essere non ha bisogno di trovarsi spaesato come fanno tutti quelli che come noi, no? Si allontanano dal paese per arrivare in una città più grande, e lui era già spaesato dalla nascita e dalla crescita. E in un'intervista che viene citata nella mia postfazione, lui addirittura dice di aver vissuto la vergogna di essere nato, ecco, la vergogna di vivere quella particolare condizione di orfano. No, questa frase che lui dice mi ha veramente molto colpito e mi ha ricollegato, mi ha riportato a un'altra parte della, in questo caso dello scritto di Giulia, dove si spiega, non vorrei confondermi, però voi raccontate anche come vengono selezionate le persone, e lo racconta poi ancora meglio Katsumata nel fumetto, come vengono selezionate le persone che poi fanno il lavoro sporco nelle centrali nucleari, come vengono considerate, cioè sono in realtà i lavoratori più preziosi perché assicurano il buon funzionamento della centrale nucleare, sono quelli più esposti alle radiazioni, ma alla fine sono considerati dei paria, e questo è un altro di quegli elementi dove ritrovo, anzi penso che Katsumata si potesse veramente identificare in quel tipo di dinamica per questo stato, questa visione di sé rispetto alla società che aveva, e è un altro elemento che mi ha molto colpito sia nella sua narrazione che nei testi introduttivi che voi avete fatto per permettere anche a persone come me di guardare a queste storie con il giusto sguardo, ecco. Scusa, non volevo interromperti. Lo dice Giulia, il lavoro in Giappone naturalmente, ma anche qui da noi in un certo senso è fondamentale, ecco, e per lavorare si è disposti effettivamente a tutto. Io ricordo che durante il mio più o meno breve soggiorno in Giappone, una delle occupazioni che mi veniva offerta come straniero senza visto di lavoro, perché veniva offerto anche a me, no? Dovevo lavorare, era quello di ripulire le stazioni metro dai cadaveri, ecco, robe, però si ci deve lavorare. Però allo stesso tempo il lavoro, per quanto prezioso, per quanto essenziale, il Giappone è un paese in cui, no, ognuno di noi, ogni giapponese fa parte di un ingranaggio più grande, è essenziale e vitale allo stesso tempo dell'ingranaggio più brillante in un certo senso, no? Però molto spesso il lavoro rende effettivamente dei veri e propri emarginati e paraia, no? I genpatsu gypsy sono effettivamente gli zingari del nucleare, e sono quei lavoratori di cui parli effettivamente tu. Scusa, Giulia, posso chiederti di contestualizzarci ancora di più non so come chiamarla, questa fascia sociale, perché poi si spostano nel paese nelle varie centrali, è cambiato qualcosa dopo il disastro di Fukushima? Vengono considerati in un modo diverso o no?
Sì, naturalmente parliamo degli anni 80, che sono gli anni in cui il Giappone è in esplosione, in rincorsa totale economica, quindi il lavoro di chi, cioè il lavoro, il prodotto delle centrali nucleari in un paese come il Giappone che non ha risorse energetiche sue, quindi comunque deve acquistarle, importarle dall'estero, parliamo di carbone. Quando esplode il nucleare, quindi si costruiscono le centrali nucleari, il Giappone finalmente può fare da solo, è come se sentisse di poter fare da solo. La fine della guerra, la fine dell'impero giapponese, finito in una maniera straziante, perché appunto, come dicevi tu, proprio con il nucleare, il Giappone, viene portato alla resa. È come se si trasformasse in qualche modo quell'umiliazione che aveva subito l'impero giapponese. Ancora oggi, per esempio, sulla stele di Hiroshima, non viene dato una colpa a qualcuno per il bombardamento atomico che ha subito la città. Il verbo è all'impersonale, quindi come a dire è stata una specie di punizione divina, no? Che è una cosa che nel carattere giapponese è frequente e diciamo così ha aiutato proprio l'aspetto sociale giapponese a rielaborare il rapporto soprattutto con l'America, che poi subito dopo la guerra è diventata la principale alleata del Giappone. Quindi questo per spiegarlo politicamente, c'è stata proprio una trasformazione sia dell'energia nucleare, dopo che la bomba atomica era stata completamente elaborata, sia politicamente che socialmente, e dopodiché arriva nelle mani del governo e dei cittadini questo strumento che può aiutare il Giappone addirittura a fare concorrenza all'America economicamente. È un po' quello che per i cinesi oggi è il riscatto dopo il secolo delle umiliazioni, no? I giapponesi sentono di poter correre economicamente e in questa corsa nascono una serie di figure sociali che sono appunto gli zingari del nucleare, ma ci sono anche c'è la nascita dei famosissimi salarymen, gli uomini incravattati che lavorano nelle aziende e sono molto simili, forse nella scala sociale un pochino sopra, ma a livello di abnegazione lavorativa sono molto simili agli zingari del nucleare. E tutto questo concorre poi all'esplosione economica del Giappone, ma poi anche al collasso dell'economia giapponese. Fukushima è stato il colpo, Fukushima è l'11 marzo, 10 anni fa, è stato il colpo di grazia a un'economia che era già enormemente in rallentamento e al cosiddetto decennio perduto giapponese, quando proprio questo modello qui di produzione, produzione e di tutta una serie di pedine messe all'interno di un sistema che doveva solo produrre e appunto far girare l'economia non funziona più. Tant'è vero che è una delle grandi politiche, insomma, delle politiche più innovative lanciate dall'ex premier Abe Shinzo in Giappone, è proprio quella di cercare di ritornare all'umanizzazione del lavoratore, che sembra una cosa pazzesca, e anche molto diversa da quello che noi pensiamo della Cina, però dal punto di vista giapponese effettivamente l'idea che i salarymen non si prendessero tutt'oggi, mai un giorno di ferie perché non gli era permesso di perdere tempo in qualche modo, e ancora oggi non succede per carità, però il fatto che la politica riconosca che quello non è un modello efficiente, economico efficiente, significa perché poi la gente se non è felice non consuma e quindi l'economia comunque non funziona. È un po' la stessa cosa, adesso azzardo un paragone, ma è un po' la stessa cosa, la stessa trasformazione che c'è stata sulla nucleare, perché Fukushima dà uno strumento in più di consapevolezza ai giapponesi e comincia
un movimento antinuclearista che, come dicevo prima, è completamente trasversale, cioè va da Naoto Kan, leader della sinistra, che era premier durante il disastro del 2011, a Koizumi, che è stato il vecchio leader della destra conservatrice, molto molto destra, e poi mentore di Abe Shinzo. Quindi c'è un movimento che è proprio trasversale e che chiede la riconversione di un modello che non può essere più quello degli anni Ottanta di cui parla Katsumata, ma che sia più simile al tipo di produzione anche di energia internazionale, quindi le rinnovabili. Il Giappone ha annunciato di voler diventare carbon free entro il 2050, quindi quando qualcuno ha detto per essere totalmente green entro il 2050 dobbiamo riattivare necessariamente le centrali nucleari, tutti hanno detto non esiste. Adesso credo siano meno di 10 comunque i reattori attivi in Giappone, e già da 10 anni, diciamo così, c'è stata una riconversione necessaria. Io mi ricordo il sindaco di Tokyo, un altro di super destra, Ichihara Shintaro, aveva addirittura spento le macchinette, sembrava una rivoluzione, ma aveva spento le macchinette, sapete, i distributori. Sì. Che sono in ogni angolo del Giappone per le bevande, e lui le aveva spente proprio per risparmiare energia. Ora, quello succedeva durante l'emergenza, per carità, però significa che un modello alternativo esiste, è possibile. Cioè, se il Giappone è rimasto fino adesso la terza economia del mondo, pur non avendo più il supporto dell'energia nucleare, evidentemente qualcosa si può fare. E chiedo a Vincenzo se ci può spiegare come è nato questo libro. E quello che so di Katsumata è che lui certo è un fumettista, ma che di formazione ha studiato fisica, e quindi il suo sguardo non è solo quello del narratore, ma è anche lo sguardo che ha avuto anche nelle visite che ha fatto nelle centrali nucleari, era lo sguardo di qualcuno che capiva che cosa aveva davanti agli occhi. Ma ha studiato fisica, ma nel frattempo ha lavorato, ve ne accorgerete nel libro, perché ha lavorato anche come venditore di contatori e dosatori chimici. Lui nel libro ci sono delle descrizioni molto molto particolareggiate, compaiono spesso questi contatori, questi dosimetri. E così come in altri racconti più o meno brevi che lui ha realizzato sempre durante gli anni Ottanta, ecco. E la raccolta è nata su iniziativa di un ex editor della rivista Garo, che era la rivista su cui fondamentalmente Katsumata è cresciuto e si è formato come vignettista, ma anche come autore di racconti brevi, come quelli che troviamo qui in questo libro, ed è stata realizzata appunto proprio appena dopo, è stata compilata proprio appena dopo il disastro nucleare di Fukushima. Il libro è uscito per la casa editrice Seirinko Geisha più o meno 3 mesi dopo lo tsunami, ecco. Naturalmente Asakawa è sì molto interessato a raccontare quello che è il reale del Giappone, quello che è il presente, quello che era la realtà del disastro nucleare attraverso queste due storie, era molto 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 interessato a dire c'è qualcuno che vi aveva raccontato già tutto questo un po' di anni fa. Ma è anche interessato a raccontare quella che è un percorso a ritroso nella vita di questo grandissimo autore, per farci capire essenzialmente che non ci ha solo raccontato il futuro, ma ce l'ha raccontato attraverso l'analisi attenta di quella che è la società contemporanea giapponese degli anni 70 e 80,
non solo, ma è la società giapponese degli anni 70-80 vista attraverso gli occhi di un emarginato, di una persona completamente, cioè di una persona effettivamente fuori da quel sistema e da quel meccanismo. La passione, lo studio e la preoccupazione, l'attenzione che Katsumata rivolge nei confronti del nucleare risale naturalmente agli anni di studio di studio di fisica presso l'Università di Tokyo. Lui ha studiato tra il 63 e il 66, poco prima di esordire poi come autore e formarsi come appunto vignettista e narratore di storie brevi, ma nonostante questo non ha mai smesso di interessarsi e di studiare le centrali nucleari e tutto quello che era il pericolo invisibile, come lo chiama spesso anche nelle altre pubblicazioni a tema, che rappresenta l'energia nucleare. Ecco, e le due storie che rappresentano il meglio della sua produzione a tema nucleare, che aprono questo volume, sono state realizzate tra il 1984 e il 1989. E nel 1984, pochi mesi dopo la pubblicazione della prima delle due storie, Pesci da fondo, Katsumata va addirittura a visitare questa centrale di Fukushima, il reattore Daiichi e il reattore Daini della centrale di Fukushima, e ci racconta quello che dicevi tu in apertura, ci racconta il Giappone che non conosciamo, no? Ci racconta tutto quello che c'è dietro, questa immagine di splendore brillante, di progresso tecnologico incredibile, perché noi effettivamente il nucleare lo conoscevamo attraverso, parlo naturalmente di manga e anime, lo conoscevamo prima di leggere Katsumata, ma anche di leggere Gen dai piedi scalzi di Keiji Nakazawa, lo conoscevamo solamente attraverso le mirabolanti avventure dei robot, no? E degli astronauti spaziali che utilizzavano poteri molto simili a quelli dell'energia nucleare per sconfiggere demoni invasori o minacce spaziali di ogni genere. Ecco. La Fukushima che ci racconta Katsumata è esattamente quella, la Fukushima che ci ha raccontato Giulia nella prefazione, ed è una Fukushima che fondamentalmente è fatta di simbolicamente cavi scoperti, ecco, situazioni estremamente pericolose, soprattutto per appunto i lavoratori a contratto a tempo determinato, fondamentalmente questi, i Bakurodosha, gli zingari nucleari, che sono costretti a lavorare dentro, nella prossimità nell'immediata prossimità del nocciolo, per ripulire tutte quelle che sono le perdite d'acqua contaminata, ma in generale tutto ciò che rende sporco e rende poco agibili queste centrali nucleari. Ecco. Ti leggerei un attimo un piccolo estratto di quello che lui ha raccontato e che io ho riportato, brevi spezzoni, nella prefazione. E quello che racconta è: quando il cantiere è ancora aperto è permesso entrare nella centrale, spingersi fino alla struttura di contenimento. Una volta che l'impianto è avviato non si può andare oltre i locali, in cui i dipendenti indossano le tute protettive. Una volta, non ricordo in quale centrale mi trovassi, ho notato un disegno di Suzuki Yoshoiji appeso su una parete della sala di controllo con tanto di autografo. Ho provato a fotografarlo, ma uno dello staff me l'ha impedito. Sono contro il nucleare e non conservo un bel ricordo delle visite alla centrale di Fukushima. Da fuori la centrale sembra bella pulita, dentro è come una fabbrica qualsiasi, un gran disordine, cavi elettrici scoperti, tubi esposti, cavi intrecciati per terra. Non è un bello spettacolo, non c'è traccia di organizzazione. Quel posto sembra tutto meno che un esempio di tecnologia all'avanguardia, che diciamo è un po', no? Ci fa un po' riflettere su quello che poi ci ha raccontato Giulia riguardo alle effettive responsabilità civili di quello che è stato il disastro di Fukushima, perché sicuramente non si può prevedere, o meglio, non ci si può augurare un disastro come quello di Fukushima, ma sicuramente ci si può
ci si può preparare nel migliore dei modi, ecco. È un quadretto che poi contrasta anche con, sicuramente, c'ho un ritorno, scusate, okay, è un quadretto che contrasta anche con le testimonianze, le esperienze dirette o indirette che ho avuto io dai miei amici che vivevano a Tokyo proprio nel momento del terremoto, ecco, che mi hanno raccontato effettivamente di un centro almeno della capitale ordinato e capace di mettersi al riparo proprio durante queste imponenti scosse di terremoto, ecco. Quello che riesce a fare Katsumata con queste due brevi storie è fondamentalmente raccontarci quello che sarebbe poi successo, ecco. E in questo campo, a livello, diciamo, in ambito manga, almeno a mio avviso, difficilmente ci è riuscito alla stessa maniera, perché anche lo stesso Keiji Nakazawa, per esempio, che ci ha raccontato la sua esperienza diretta del disastro di Nagasaki e Hiroshima, uno dei sopravvissuti al bombardamento nucleare, molto spesso, per quanto realistico, per quanto crudo, assume i toni del melodramma, ecco. Quello che Katsumata riesce a fare è provare una forte empatia e restituircela, una forte empatia verso quelli che sono, no, quelli che sono i lavoratori più a diretto contatto con tutte le storture di questo sistema, che sono appunto gli addetti alle pulizie del nucleo e delle zone immediatamente limitrofe, ecco. Vedrai nei commenti tantissime persone che ci stanno seguendo, tantissimi lettori, tantissime lettrici hanno nominato altri autori che hanno parlato di nucleare. C'è un libro, c'è una serie in particolare di cui si parla sempre, ci sono anche degli articoli interessanti, ed è ICF, appunto dal nome del reattore numero uno di Fukushima, che è una serie edita da Star Comics, tra l'altro in italiano, in Giappone è stata edita nel 2013, è un'opera di uno dei lavoratori, appunto, addetti alla polizia dopo il disastro. L'autore usa uno pseudonimo per paura di non essere più impiegato all'interno delle centrali, ed è un resoconto veramente molto dettagliato, molto preciso, perché appunto un fatto in presa diretta, no? È un racconto di prima mano di tutto quello che è avvenuto dopo il disastro e tutto quello che è stato fatto per ripulire, rimuovere, smantellare la centrale. Ecco. È per molti è un resoconto, sì, dettagliato, però fin troppo freddo e molto spesso anche ingenuo in alcuni casi, perché è un resoconto che si limita effettivamente a raccontare in maniera molto precisa solamente quelle che erano le mansioni di questi lavoratori. Difatti è il lato umano e poi anche la natura, il Giappone rurale che viene raccontato attraverso le altre storie di questa antologia, che secondo me meritano un attimo la nostra attenzione. Vorrei riprendere anche una storia che tu, Giulia, hai condiviso su Instagram uno o due giorni fa, di un viaggio in treno, una vista dal finestrino, in cui sei passata per... nei pressi, diciamo, della, io la chiamo provincia di Fukushima, non so se è una traduzione corretta, e vi chiedo quindi, intanto partiamo da te, Giulia, di descrivermi un po' questo aspetto della natura e del Giappone rurale dal vivo, e poi Vincenzo ti chiederò un commento fumettistico sullo stesso argomento. Sì, uno dei problemi fondamentali di questa vicenda di 10 anni fa è che noi abbiamo cominciato, noi e il resto del mondo, hanno cominciato a unire la parola Fukushima al radioattivo. E
è stato pericolosissimo, uno dei motivi per cui poi a livello internazionale anche il virus cinese, l'OMS, ha detto subito che non si può dare una connotazione geografica a delle catastrofi di questo tipo, perché è pericoloso. E la prefettura di Fukushima, che è enorme, è grande, credo quasi quanto il Lazio, forse più grande, anche ovviamente tutto quello che arrivava da lì è un'area molto industriale, da qui il motivo per cui c'erano le centrali nucleari, ma è un'area anche molto agricola, quindi queste zone rurali nell'entroterra, soprattutto vicino alle montagne. Fukushima è la più grande produttrice di pesche del Giappone. Le pesche di Fukushima sono, fino a 10 anni fa, erano famosissime, proprio per la vicinanza alle montagne. Quel viaggio lì che ho fatto nelle zone di Fukushima, nella prefettura, non volevo andare a guardare la centrale nucleare, ma quello che succede a distanza di anni ai produttori. Per esempio, Fukushima è famosissima per la seta e per il sake, proprio perché il riso di Fukushima pare sia tra i più buoni del mondo. A distanza di diversi anni, tutti i produttori di Fukushima hanno enormi difficoltà a esportare, ma anche tra prefetture giapponesi, a tirare fuori, cioè a portare il riso di Fukushima fuori dai confini della prefettura. Nonostante ogni sacco venga controllato, abbia vari passaggi di check, di controllo, e sia, diciamo così, la contaminazione sul pacco si vede che insomma non ci sono radiazioni, ecco. Questo però ha portato uno stigma enorme a tutti quelli che hanno avuto il coraggio di rimanere e di continuare a produrre, perché tantissime persone, tra l'altro, vivevano molto lontano dalla centrale nucleare. Il primo livello di evacuazione, quello ordinato da Naoto Kan nei giorni successivi, quando si capiva che c'era stata la fusione nucleare e quindi del materiale radioattivo effettivamente stava uscendo, era di 30 chilometri. Quindi, diciamo, tutti quelli che vivevano molto lontano non avevano bisogno di spostarsi, però c'è stato proprio un esodo legato un po' al fatto che quelle 160.000 persone, mi pare, furono evacuate da quell'area lì, e quindi per 10 anni, fino a 10 anni, perché alcune zone sono state, l'ordine di evacuazione è stato sollevato solamente pochi mesi fa, alcune famiglie si sono ristabilite altrove e hanno cominciato una nuova vita altrove e non vogliono tornare. Ma tantissimi, per esempio, mi ricordo, c'era quest'area dove producevano pomodori, proprio durante quel viaggio in treno delle stories di Instagram, che un'unica società, un consorzio di società, era riuscita a comprare un enorme appezzamento di terra, acquistando tutte le terre dei contadini e di quelli che avevano magari anziani signori. Ricordiamo sempre che poi in Giappone c'è un enorme problema demografico, è il paese più vecchio del mondo, no? Insomma, ci sono tantissimi posti tipo Fukushima dove le nuove generazioni scappano via perché hanno molte più opportunità nelle grandi città, e quindi non so, l'azienda agricola continua a essere portata avanti dal nonno che magari ha 80 anni. Tutti questi, dicevo, c'era questa unica azienda agricola che era riuscita a espandersi così tanto, comprando dopo il 2011 una serie di appezzamenti di terra che erano state totalmente deprezzate perché i proprietari se ne volevano liberare, cioè non riuscivano più a portare avanti i costi della produzione, dovuto al fatto che nessuno comprava la loro roba, qualunque cosa producessero. E dunque c'è stata proprio una trasformazione dell'intera prefettura con la catastrofe dell'11 marzo del 2011. Uno dei problemi, una delle conseguenze a cui non pensiamo è questa qua, cioè il fatto che per un'intera regione significa proprio uno shock economico enorme. Quello che
nel libro si descrive come il nemico invisibile, è veramente il nemico invisibile di un'intera area che anche se non è sottoposta, non ha subito radiazioni, quindi e lì ci sono evidenti problemi fisici, comunque c'è una conseguenza economica che va considerata. È una cosa alla quale anche prima di leggere i vostri testi, ammetto, non avevo pensato, e da persona che non aveva approfondito tutte queste considerazioni, cioè anche da turista, non so come dire, dopo il disastro, in questa percezione che avevo io, ormai cioè, il Giappone non poteva nemmeno più essere una meta per me di un viaggio, come se questo evento avesse contaminato un'intera nazione, non solo una prefettura. Sì, ma è il grande mistero dell'energia atomica, cioè poi quando ci sono gli incidenti, effettivamente, cioè noi abbiamo paura di vaccinarci contro un virus, figurati se non abbiamo paura di quello che potrebbe essere una cosa piccolissima come le radiazioni di una centrale che magari sta a 150 km da noi, lo shock di quegli anni lì, di cui tra l'altro parla Katsumata, di Chernobyl, insomma ci siamo cresciuti tutti con quello shock lì. L'incidente di Fukushima, e questo insomma va detto, è stato molto minore rispetto all'incidente di Chernobyl. Infatti ti chiedo di spiegare questo aspetto, perché tu anche nella tua prefazione sottolinei che spesso vengono avvicinati e comparati, ma che non si può considerare Fukushima una nuova Chernobyl. So che vi volevo far parlare di natura, ma ci torniamo prima di chiudere la live. Però ti chiedo di spiegare meglio questo concetto, no, grazie. Proprio giornalisticamente, cioè la semplificazione che è stata fatta anche subito dopo il disastro, ovviamente Fukushima è stato uno degli eventi più importanti dopo l'incidente di Chernobyl della fine degli anni Ottanta, ma la copertura che il governo dell'Unione Sovietica ha dato a quell'incidente lì, cioè proprio... la disinformazione che è stata fatta, l'insabbiamento che è durato tantissimo rispetto a quello che ha tentato di fare in qualche modo la TEPCO, la società che gestiva Fukushima Daiichi, e poi le azioni del governo centrale di Tokyo sono imparagonabili, cioè l'area di evacuazione Naoto Kan l'ha data immediatamente, e comunque anche l'annuncio pubblico ufficiale che c'era stato effettivamente un incidente alla centrale è stato dato immediatamente. Poi in quei giorni concitati magari non era ben chiaro se effettivamente il reattore, c'era stata la fusione nucleare oppure no, però effettivamente le misure di sicurezza in qualche modo sono state fatte, e soprattutto in termini proprio di materiale radioattivo liberato dalla centrale. Nel caso di Chernobyl ci fu l'esplosione, ci fu un'enorme nube tossica che si spostò, e ce lo ricordiamo, insomma, fino a tutta l'Europa, cioè lambì diversi paesi europei. A Fukushima la nube tossica è stata contenuta talmente tanto, proprio grazie al raffreddamento immediato. Ora noi possiamo parlare adesso di tutta l'acqua contaminata che hanno usato a Fukushima per raffreddare il reattore, e che è stoccata nell'area di Fukushima intorno alla centrale nucleare. Allora, e di cui la TEPCO non sa che farne, perché si dice ogni tanto si dice che verrà gettata in mare dopo il processo di dopo che le radiazioni, non è più radioattiva, ecco. Però non si sa effettivamente quest'acqua che fine farà, ma a livello aereo non c'è stata la stessa contaminazione che invece ha fatto Chernobyl, che è stato veramente una catastrofe per tutti, e le conseguenze anche fisiche. Il governo giapponese, che sicuramente sottostima le conseguenze di Fukushima, dice che ci sono stati almeno 3.000 morti legati alle radiazioni successive.
ovviamente le tiene in considerazione tutte. Con Chernobyl noi sappiamo che per generazioni ci sono stati i danni delle radiazioni. Per questo dico che sono, dico, cioè non è che lo dico io, lo dicono gli scienziati, sono proprio due incidenti molto diversi e che però nel nostro immaginario ovviamente Fukushima e Chernobyl sono vicini perché sono due incidenti atomici, ma appunto il Giappone comunque in qualche modo era già una democrazia e è riuscito a gestirla, ecco. Prima. Torniamo un secondo alla natura, anche perché è volata, ma abbiamo già fatto quasi un'ora di live e questo libro non parla solo di centrali nucleari, anche se ce le mostra nei dettagli. Vincenzo, so che volevi dire qualcosa, ti lascio libera, parola libera, argomento libero, però poi ti chiedo anche di parlare delle altre storie. No, prima di parlare delle altre storie volevo dire che cioè l'attività di Katsumata come fumettista su tematiche nucleari poi si era già avviata prima della realizzazione di queste due storie, perché lui come illustratore e come realizzatore dei testi, come collaboratore ai testi, aveva già collaborato con l'editore Kobunken per due libri. Uno è appunto, lo traduco in italiano, Perché il nucleare ci fa paura, del 1980, e poi nel 1989 realizza le illustrazioni per un secondo libro dedicato a tutte le possibili fonti di energia alternative al nucleare. E il titolo è Das Genpats Energie. Inoltre ha realizzato anche dei piccolissimi reportage, 2-4 pochissime pagine, legate sempre alle strutture delle centrali nucleari e alla zona di accesso controllato, alla famigerata zona di accesso controllato, dico famigerata perché è sempre al centro delle sue storie, e poi anche un'altra piccola breve storia su un altro incidente nucleare, in realtà due incidenti verificatesi nel 97 e 99, conosciuti come disastro di Tokaimura. Ecco. Quindi insomma è un autore che è sempre stato sul pezzo riguardo l'energia nucleare. Invece sulla natura di Katsumata, perché molto spesso secondo me, si equivoca quello che è il Giappone rurale di Katsumata, cioè le storie di questo specifico volume, soprattutto quelle della parte centrale, in realtà ci raccontano la campagna, i tanuki, le volpi e tutto quello che ci affascina di solito del Giappone, ma lo usa solo come pretesto per parlare della crisi dell'uomo moderno nella metropoli, fondamentalmente. A me viene da pensare che quello che Katsumata ha fatto in quegli anni è stato intanto seguire una delle regole fondamentali per tutti gli editor della rivista Garo, che è racconta ciò che sai, e ha utilizzato quei paesaggi lì, quelle ambientazioni lì, che lui conosceva benissimo, per raccontare effettivamente dei temi però molto centrali a quella che era la vita, nei grandi centri urbani e metropolitani del Giappone. Ecco. C'è per esempio c'è un K che, Signor K, la sua prima storia breve, racconta di un K che scappa da casa perché non ce la fa più, fondamentalmente. Ed era un fenomeno molto comune tra i salarymen che ha citato prima Giulia, tra gli anni 70 e 80, e che sono al centro di una narrativa molto estesa in ambito manga. Cito storie di autori come Tsugeyoshi Haru, Tsuge Tadao e Tatsumi Yoshiro, che sono insomma anche mentori e maestri del nostro Katsumata. Raccontano appunto il disagio che vivono tutte le persone che devono allontanarsi dal paese per raggiungere la metropoli, ecco. Quindi molto spesso si crea questo equivoco che vuole Katsumata, narratore del Giappone bucolico e raffinato, quando invece lui molto spesso lo utilizza come pretesto per raccontarci qualcosa che è molto vicino a noi scarafaggi metropolitani urbani, ecco.
Quindi infatti... no, ci terrei a sottolineare questa cosa qui. Il fatto che poi lui raccontasse la natura in tutta la sua, in tutte le sue accezioni, no? Non solo il bello dei fiori che sbocciano, ma anche la puzza, le acque salmastre, della, la fanghiglia, le persone, i contadini più gretti, più grezzi, i cappa satanati, ecco, tutto quel modo di raccontare e quella natura raccontata da Katsumata fa parte di un altro filone di protesta, in un certo senso, portato avanti da tantissimi autori giapponesi, naturalmente sempre quelli che ho citato prima tra i più famosi, che si contrapponevano a quell'idea di Giappone idealizzato che a un certo punto il governo aveva iniziato a promuovere ai giapponesi stessi, ma anche a tutti quelli che, appunto, i turisti che venivano appunto invitati a scoprire il Giappone. Negli anni 70 c'era questa famosa campagna del Ministero del Turismo giapponese che ti invitava a Discover Japan, vai a scoprire il Giappone, questo fantastico Giappone delle terme. Ecco, Tsuge Yoshiharu, che è uno degli autori più celebri del manga alternativo e realistico, appunto, proprio in contrapposizione a questa campagna del Ministero del Turismo, ha deciso di raccontare invece esattamente la puzza delle campagne, ecco, andando a creare un nuovo filone di realismo che poi troverà anche in Katsumata, nei suoi reportage radiattivi, degli esperimenti riuscitissimi, ecco, perché ecco, questo è quello di Katsumata sul nucleare, è una forma di reportage, sì, molto emotivo, emozionale, molto empatico, però veramente, veramente efficace, cioè diciamo che l'ha fatto più o meno 40 anni fa, ma è difficile trovare dei corrispettivi in termini di qualità, qualitativi, nel fumetto occidentale e orientale di reportage a fumetti. Sono arrivate alcune domande, in parte hai risposto, ma in parte no, quindi ve le leggo per intero e dopo che avrete risposto a queste domande dobbiamo assolutamente chiudere, se no andiamo lunghi, siamo a disposizione per rispondere se fate altre domande nei commenti, io le inoltrerò a Giulia e Vincenzo. E parto. Holmberg divide le storie di questo manga in tre filoni, le storie sul nucleare, le storie sul folklore, vita rurale e infine le storie legate al romanzo manga dell'io. Vedete la stessa divisione, ma vi leggo subito la domanda successiva. Ho avuto molte difficoltà nell'interpretazione delle ultime storie, nel trovare un legame evidente con la sua vita. Voi? Poi in parte tu hai già risposto e anche Giorgia, che ci ha seguito dall'inizio, ha risposto dicendo che il folklore viene usato come metafora della disgregazione della cultura giapponese e poi ci sono stati altri commenti, però questi in sintesi gli ultimi argomenti da trattare per soddisfare chi ci ha seguiti fino adesso. Sono tutte domande per Vincenzo. No, infatti facciamo parlare Giulia, dai, cioè, io a parte che ti ascolterei per un'altra ora e mezza, due almeno, però... Non so, però puoi rispondere tu, lei capite le ultime storie, perché è una grande diatriba, cioè è una grande incognita per tutti, questo delle ultime storie, non per me. Io non essendo un'esegeta del manga giapponese, cioè sono una considera il manga, cioè la necessità di leggere il manga giapponese per una persona che vuole conoscere il Giappone, che vuole approfondire il Giappone, la trovo necessaria in quanto per i giapponesi è quasi è più del romanzo, no? Quello che è in Europa... per conoscere un paese europeo si legge la letteratura classica e in Giappone necessariamente devi leggere i manga, quindi sono semplicemente una lettrice e condivido l'idea le ultime storie come grande metafora della vita di Katsumata, però tecnicamente non lo so, a me sono veramente, adesso Vincenzo mi ha dato una nuova chiave di lettura appunto come grande metafora della critica anche delle metropoli, no? In realtà le ultime storie usano come metafora la disgregazione dei rapporti personali e del rapporto con i giovani che poi sfocerà con il gang di teppisti.
cioè, sembra ognuno ci vede quello che vuole, quasi. Ma ragazzi, ma allora, io sono un grandissimo promotore, cioè, del manga, ma il manga fatto bene, non i manga che escono tutti i giorni su Jump, cioè, sì, anche quello è fatto bene, però, no, cioè, il manga, effettivamente, almeno per me, poi io, coincide con la vita stessa, almeno l'obiettivo del mangaka è quello di metterti davanti a una scena di vita vissuta qualunque, come tu la puoi vivere, te la puoi trovare davanti di fronte, quando esci di casa, no? Cioè più o meno l'obiettivo è quello. Nell'ambito del manga realistico e formativo c'è un'altra regoletta da seguire, quella per esempio sui finali. Cioè il finale non deve risolvere niente molto spesso, no? Ti deve lasciare con questo senso di e poi che succede? Ma questo perché nella vita, ragazzi, molto spesso voi ci capite tutto della vostra vita, perché no. Io neanche, ecco, in particolare l'ultimo gli ultimi due racconti, che sono molto, molto frammentati, molto sentiti, no? Io ho scritto in un post Urlo primordiale, perché effettivamente li ho vissuti così, ecco, sono molto legati all'autobiografia dell'autore, effettivamente. Appunto, dicevamo che lui è nato orfano, cioè lui è stato abbandonato dal padre e ha vissuto come un'onta questa situazione, questa condizione, ecco. Il racconto, poi c'è uno dei due racconti è dedicato assolutamente alla madre, mentre l'altro racconta il suo disagio e le sue difficoltà interpersonali, no? Ci sono dei piccoli, piccoli cenni nell'opera, in questi due racconti, che sono definitivamente di natura autobiografica e che non possono che ricondurre appunto alla vita dell'autore. Però, ripeto, ancora una volta, come conoscere qualcuno per la prima volta. Poi pian piano, se si vuole approfondire la conoscenza, lo si può fare attraverso Katsumata, perché Katsumata poi ha realizzato tanti altri bellissimi lavori e ha anche scritto a proposito di questa sua riscoperta delle sue radici attraverso la realizzazione di fumetti e delle rivisitazioni che ha fatto di alcuni classici della letteratura giapponese popolare, come il Tono Monogatari, che era una delle prime raccolte di racconti, tradizione orale e folklore del Giappone, compilata da Yanagita Kunio alla fine del secolo scorso, e quindi potete andare effettivamente ad approfondire quella cosa lì. Però c'è davvero tanta autobiografia. Ritorno a quello che avevo detto prima, cioè questa raccolta, in quanto raccolta, riesce nello spettacolare proprio obiettivo di compiere questo percorso a ritroso, no? Verso le radici di un Giappone diverso, di un Giappone disagiato, e poi partendo da quelle che sono le conseguenze che si possono verificare quando effettivamente dimentichiamo quello che è meno appariscente della nostra vita. Il manga è un trionfo anche da questo punto di vista, perché il manga poi, naturalmente Jump, naturalmente Katsumata, però è anche tantissima autoproduzione, no? Quando devo raccontare il manga dico sempre, per ogni persona che cammina sulla faccia della terra c'è un manga. Se tu sei un cuoco taiwanese che è andato in Giappone per diventare il re del ramen piccante e combattere con... qualcuno ha raccontato la tua storia. Se tu sei un calabrese che stranamente in edicola si è trovato un numero di JoJo e si è appassionato al Giappone, è andato a finire, c'è anche un manga, anche se in pochissime librerie. ecco, cioè... Nel frattempo, nei commenti, Giorgia ha continuato a darci un po' di letture sempre legate... Bravissime. È una rima con diverse cose che ci hai raccontato anche tu, Vincenzo, e ci sta parlando dello snobismo degli abitanti di Tokyo nei confronti di chi dalle campagne viene per cercare lavoro, ci dice che il raccontare questa disillusione delle prospettive lavorative e gli effetti che ha lo staccanovismo sulla famiglia, quindi la disgregazione della famiglia, torna tutto sulla poi biografia di Katsumata. E, per chiudere, faccio un'ultima domanda a Giulia, da non esperta di manga quanto Vincenzo,
Ma su questo volume, perché una persona dovrebbe leggerlo oggi? Sappiamo che ci racconta appunto tutte queste cose che abbiamo cercato di presentare, al di là del fatto che ci sono queste riflessioni sul nucleare, altri argomenti di interesse mondiale, ecco. Dico, al di là di questo, i punti di forza che tu ci hai trovato e che sono i motivi per i quali suggeriresti anche a chi non legge manga di leggere questo libro? Ma innanzitutto perché fa, cioè ovviamente per deformazione professionale fa una fotografia pazzesca di quello che era il Giappone produttivo degli anni Ottanta, non solo nelle centrali nucleari, però appunto spiega come veniva visto quel tipo di produzione lì, e quindi una critica feroce fatta però attraverso le immagini e i testi. Secondo me appunto è come guardare un film uscito negli anni '80, quindi un po' vintage, ma che ti serve per avere più strumenti per capire un paese che noi capiamo sempre meno, cioè che veramente che raccontiamo attraverso i pregiudizi e senza invece immergerci nel racconto fatto dai giapponesi, che è la cosa più importante. Poi se non si fa attraverso i manga, soprattutto prima, cioè adesso magari gli strumenti sono diversificati, cioè non solo ci sono più produzioni di libri, ma le serie TV sono fondamentali, no? Per capire il Giappone, ma diciamo anche l'Asia contemporanea. Ma prima lo strumento era per forza il manga, tanto è vero che, come spiegava Vincenzo, più si va indietro nel tempo, più si va verso gli anni 80 e gli anni 90, più escono dei... cioè io trovo ogni tanto nelle librerie giapponesi dei manga su cose, su argomenti che mi ero sempre chiesta, ma chissà come ma veramente è incredibile, proprio perché per ogni persona, vedendo questa, Vincenzo, per ogni persona c'è un manga. Sì. Adesso ci sono delle fantastiche serie che raccontano anche gravidanze, ma serie di 17 volumi, no? Cioè gravidanze, malattie, cioè c'è veramente un manga per qualsiasi argomento. È molto, molto raccontata, e quindi la critica che fa Katsumata sulla politica e sulla socialità, poi secondo me lui si concentra molto di più sulla società, non tanto sulla politica, oltre, no? Però effettivamente questo è uno dei motivi fondamentali per... scusa... Tra l'altro. Scusate, io mando sempre anche i commenti, perché poi questa sera il pubblico è veramente molto caloroso e ci sottolineano che sì, va bene i manga sulla gravidanza, ma c'è ovviamente anche quello che ti spiega bene il ciclo mestruale. Ed è fondamentale. Mi sa che è pubblicato anche in Italia, se non sbaglio, sì. Non vorrei dire. Quindi almeno lì abbiamo recuperato. Però dai. Io ricordo soltanto che questa sera abbiamo parlato di Fukushima Anno Zero di Susumu Katsumata insieme alla giornalista Giulia Pompili e al traduttore e fumettista Vincenzo Filosa. Il libro è uscito questa settimana, lo potete trovare in libreria, negli store online, eccetera, eccetera, eccetera. E come vi abbiamo cercato di spiegare, è il modo migliore per avere uno sguardo su questo paese e scoprirlo non raccontato attraverso stereotipi, ma con uno sguardo critico che mette sempre l'essere umano al centro. E vi stanno salutando, il pubblico più caloroso delle dirette del 2020. Hai visto, ragazzi. Grazie a te. Buona serata a tutti. Vi ringrazio per questa bellissima diretta e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito per questi 75 minuti.
Io dobbiamo mangiare. Ciao, sì, grazie. Ciao, buonasera. Grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao.